Intervento d'urgenza ieri sera intorno alle 22:15 a Giugliano, lungo la strada provinciale 67, in prossimità del ponte sull'Astico, sul confine di Lugo di Vicenza, via Procche. Ad essere soccorso un adolescente di 15 anni, salvato da una donna di 53 di Fara che non si è fatta i fatti suoi, per usare una locuzione in voga. La passante ha voluto approfondire il motivo della presenza di una mountain bike appoggiata sulla balaustra del viadotto. Una volta avvicinatasi, dopo essersi sporta per osservare il corso d'acqua, avrebbe udito dei rumori provenienti da sotto, allertando subito le forze dell'ordine. Poco dopo è stato chiaro che si trattasse di urla di dolore, una volta individuato un ragazzo ferito sul greto da una pattuglia corsa sul confine tra i due paesi. Un salto di pochi metri che poteva rivelarsi fatale nel caso non ci fosse stato un livello d'acqua sufficiente per attutire l'impatto, oppure al contrario se il torrente fosse stato in piena. A distanza di poco più di mezz'ora dall'arrivo dei primi soccorsi, sul posto si è abbattuto un tremendo temporale. Le conseguenze, che potevano essere ben più gravi di quanto effettivamente riscontrato poi al pronto soccorso, dopo gli iniziali timori sullo stato di salute del ragazzo e ricovero in osservazione, non risulta essere in pericolo di vita. I 15 anni, nella tarda serata di ieri, si trova ricoverato a Sant'Orso con codice giallo. Da valutare in queste ore la gravità delle fratture. Sul posto i carabinieri di Ghene e la polizia locale nord-est vicentino. Difficile comprendere cosa sia accaduto in precedenza. Il minore, che risiede in un paese del Ghenese, era uscito di casa, forse dopo un alterco familiare, in uno stato di disagio, per poi saltare verso il basso dopo aver raggiunto il torrente Astico. Al di là delle ragioni che lo hanno portato a trovarsi in un luogo pericoloso, al buio e con un temporale imminente, nei suoi propositi, l'augurio è che il quindicenne possa superare lo shock, oltre che alle lesioni fisiche.